Ciao ragazzi, ci possiamo incontrare sabato 16 marzo alle ore 11 presso la libreria La Feltrinelli a Roma. L'evento è gratuito. Vi aspetto. Ciao ragazzi! Sto facendo questo video perché sabato, questo sabato qui, questo sabato 16 marzo, ok? 16 marzo, ovviamente di quest'anno, non dell'anno prossimo, non del 2021, ma del 2019. Sarò a Roma a fare un evento. Sarò alla libreria Feltrinelli in Viale Libia a Roma. Alle ore 11. Quindi vi aspetto tutti quanti e mi raccomando, venite. E volevo approfittare di questo video per far conoscere Mauro, un nuovo amico. Guarda, è una persona. Allora, è un gloopers. Vedo la maionese e il ketchup. Allora, è veramente maionese e ketchup? Vediamo. Lo scopriremo ora! Vedo che è un drago. Ok, qui abbiamo tutta la collezione. Iper professionali, queste forbici sono forte! Perché dovete sapere che se io uso delle forbici non per bambini, quindi se uso delle forbici con la punta, YouTube mi censura il video perché è una brava persona. Ecco. Problemino, come si tirano fuori? Bisognerebbe versargli lo slime. Non capisco se è una bocca o un naso. Nella bocca o barra naso, perché non capisco cosa sia. Altrettanto è altrettanto difficile, perché è piccolino il buchetto, no? Ecco, come ho detto. C'è un modo per spirarlo. Sono riuscita a mettere tutto lo slime nella bocca di questo mostriciattolo molto bello e affascinoso. No. Questo mostriciattolo l'ho mangiato tanto. Ragazzi, qui ho un'altra scatola magica. Cosa vorrà significare questo simbolo? Scrivetelo nei commenti, non ne ho idea. Ok. Buongiorno, lei è una brava persona, immagino. Ragazzi, ve lo giuro che sembra tipo dei maiali di Angry Birds. Ok, uno slime che sembra. Stavo cercando un cibo verde, stavo pensando a un cibo verde. Cosa si mai? Ok, un'altra rivista, cioè quella che vi avevo fatto vedere prima. Ok. È bello, questo è il mio preferito. Ciao. Altro ketchup. Sto cercando di farlo uscire. Ok, sto cercando di far uscire lo slime, perché qua la.
contenitore non è totalmente plastica molle, è dura. Ok, adesso cerchiamo di far aspirare lo slime dal nostro amico. Bellissimo. Ho quasi versato tutto lo slime all'interno dei mostriciattoli e vediamo un po' quale sarà la loro reazione. Che bello. Lui sembra più che vomita perché è dalla bocca, poi è verde. Poi fa così. E riaspira tutto. E qui ne abbiamo altri due. Ragazzi, spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Mettete un mi piace se vi è piaciuto il video. Iscrivetevi al mio canale e ciao ciao da Leonardo e questi gloopers. Ciao ragazzi, ci vediamo a Roma il sabato 16 marzo alle 11. Ciao! Ciao ragazzi.